Allora, niente, io sono il cuoco, non so un cazzo, però siccome cerco di arrivare alla pensione, che dovrebbe essere prima dell'eutanasia, forse, non lo sappiamo, continuando a fare un po' di consulenza, praticamente io faccio device driver e sistemi embedded. Adesso faccio principalmente embedded su microcontrollore, quindi micretto, quindi uso tutte le bellissime cose che ho imparato in ambiente Linux senza device tree, systemd e IIO, che sono tre cose veramente vomitevoli secondo me. Quindi, ovviamente non uso Yocto, perché Yocto è il demonio. Ricordo qualche anno fa, circa 20, in cui ho fatto un lavoro per la STMicro e mi ha detto: ah, noi in azienda utilizziamo open-end, che però dentro si chiama POCI, che però adesso Yocto c'è ancora questi schifo di nomi dentro, non si capisce veramente niente. Io sono vecchio, si vede, quindi credo che tutte le cose debbano essere il più semplici possibili e build root l'ho trovato veramente semplice. C'è un bel documento, l'ho cercato prima ma non l'ho trovato perché i motori di ricerca un giorno dicono una cosa e un giorno l'altra. Se cercate il confronto tra build root e Yocto, il documento che consiglio è quello di Free Electrons. Free Electrons è un'azienda che fa device driver e system embedded, è un concorrente, è un collega. Sono francesi, alcuni hanno il cognome italiano, per gli italiani hanno colonizzato il mondo, lo sappiamo, e hanno scritto un bel documento che confronta build root e Yocto. È un set di slide, una presentazione fatta ad una conferenza in cui erano in due della stessa azienda, in cui uno faceva quello che tifa per build root e uno quello che tifa per Yocto. Quindi bello, è bilanciato bene. Quindi adesso vi racconto di questo. Io sono quello lì, quello è il mio dominio personale, il www non c'è perché mi si è rotta la Raspberry e non ho avuto tempo di installare un serverino web. New.org perché sono vecchio, FSFEuro perché funziona, Linux e un IPV, perché tra le varie forme di volontariato faccio il professore a contratto all'Università di Pavia, ma voglio smettere perché gli studenti non capiscono più assolutamente niente. Ovviamente in parte è colpa mia, ma quando un anno va benissimo e gli altri 3 anni è un master disaster, avendo semplificato gli argomenti, forse non è solo colpa mia, visto che andava bene. Quindi smetto, intanto c'è ancora. Quindi, velocemente, git clone, git busybox.net/buildroot, cd buildroot make una tra le configurazioni che sono predefinite, make. Cosa esce? Esce output images, sdcard.image, e questa la butto su l'SD card che ho infilato nel PC. Basta. Ovviamente questo make ci impiega, l'ho fatto prima, un'ora e mezza, perché su Raspberry ci sono un po' di pacchetti di default. Per le schede più embedded il tempo di compilazione è circa 20 minuti, poi ovviamente qua, se avete una macchina più nuova, potrebbe essere 12-15 minuti, ma ecco, i tempi sono circa questi. Quindi, se ci sono dubbi, questa pagina è bellissima perché è una pagina web, sono 5.000 righe. Teresa, è una pagina, posso cercare le stringhe. Detesto quei siti che dividono il manuale in 200 pagine, ciascuna di 20 righe, così tu dici me lo leggo tutto, ma non sai mai a che percentuale sei. Questa c'è la tua score, quindi è vecchio stile, però funziona. Ancora meglio, il manuale è nel repository. Quindi, siccome spesso uno non compila proprio l'ultimo, mentre su web c'è ovviamente l'ultimo, ma compila la versione perché deve fare la manutenzione su una scheda che è stata fatta 3 anni fa e quindi compila il build root di 3 anni fa, nel repository c'è il manuale esattamente della versione che state compilando. Quindi, ovviamente ci vuole un minimo di manualità su cosa vuol dire compilare, eccetera, però è tutto make a shell, non ci sono questi bit bake, questi linguaggi strani che quando si pianta uno c'ha anche una strisciata di log, ma non capisce a quale livello si è piantata la compilazione. Bene, grazie. Ok, allora va bene, vi posso raccontare qualcosina di più?
Allora, no, vabbè, ma è tutto lì alla fine, eh? Cioè non è a caso, make, config, make, basta, finito, ciao, vado. Allora, è basato su kconfig, dico come potete immaginare, perché avendo visto che si fa make qualcosa underscore devconfig, vuol dire che è basato su kconfig. Lo conoscerete tutti, se non lo conoscete, mal ve ne incolga. Chi pensa di conoscerlo ma non lo conosce perché lo ha utilizzato solo senza metterci le mani, allora la cosa bella è che la configurazione sta in un file di testo che si chiama .config. Il file è sia l'input per make e kconfig, ma anche l'output del programma di configurazione. Ci sono vari modi per configurare, quindi per esempio io adesso ho questa politica che per ogni cliente per cui faccio una distribuzione è Linux, mi prendo una macchina virtuale, do un nome su newdd.com, prendo un VPS fuori, gli faccio fare anche loro le compilazioni là, ma non c'è bisogno di un'interfaccia grafica eccetera, perché si fa con menu config. Quindi vediamo adesso qua tra tutto il nodo dei cavi, se per caso riesco a allora, questo l'ho messo sul disco esterno, quindi vado sul disco esterno, ESC 2022, qui ho appena fatto un clone di build root, quindi se io vado dentro a build root, anzi lo ricloniamo, faccio git clone build root in br.new. Ci impiega poco perché alla fine la distribuzione ha solo i file di configurazione per scaricare le altre cose. Quindi io a questo punto entro in br.new e qua dentro c'è la roba. Ovviamente non c'è dentro niente, però c'è una directory configs in cui trovo tutte le configurazioni predefinite che mi si offrono per provare, per cui se voglio fare un Raspberry, facciamo Raspberry 2 devconfig, io dico make Raspberry 2 devconfig, compila quattro cosine che gli servono e a questo punto ho un file.config che mi contiene la configurazione. Quindi quello del kernel si chiama config underscore qua sono tutte br2 underscore qualcosa. Quindi quando compilo l'output si trova in output slash images. Quindi se andiamo in, dove cacchio ho finito qua, se andiamo in dove ho compilato prima, qui mi trovo per esempio output images, dove si vede che è stata creata la partizione di boot, è stato creato il file system e alla fine esce la sdcard.image. La configurazione di default per Raspberry 4, come si vede, è 159 mega di SD card, ma sono 125 mega di file system, che probabilmente non è neanche tutto pieno. Io ovviamente posso dire quanto è grande output images rootfs.x2 ed è grande 60 mega. Quindi quello che ha fatto il sistema, in base alla configurazione che ha creato un'immagine di file system da 120 mega, ma è piena solo per 60 mega. Questo è una cosa importante, ci arriveremo dopo. Ovviamente posso compilare anche altrove, quindi quando c'è il cliente che mi ha detto metti systemd, e gli ho detto lo metto, però se c'è un problema sono cazzi tuoi, io mi metto una mano sugli occhi, una sui coglioni, perché sono cazzi tuoi, e ovviamente ho continuato a compilare anche senza, ho fatto la compilazione doppia, quindi con l'output in differenti posti, e questo è possibile farlo. Quindi come si fa? Si fa make meno change directory dove c'è il repository, output uguale o uguale al posto in cui sono, gli metto configurazione e dopo non c'è più bisogno di dire o uguale o queste cose qua, perché il makefile ha il riferimento a quell'altro, quindi viene via liscio. Dopodiché dentro o alla directory output dove c'è images o direttamente lì abbiamo build, host e target. Per esempio qua siamo dove ho clonato, ma avevo anche fatto una build con una configurazione diversa per il PC e qua dentro, ok, qua ho fatto l'ls di quel posto là, ho build host images, per cui non c'è più output perché ho scelto io il posto in cui è l'output. Qui è tutto
estremamente semplice. Allora, cosa fa questo oggetto? Prima fa ecoscompilatore. Ora, è tempo perso? Chi lo sa? Io una volta un cliente ha detto: ah, sai, ho visto chi ha fatto solo con Busybox una distribuzione embedded. Allora mi sono messo lì, ho fatto la stessa roba perché mi intrigava. Per cui la distribuzione embedded alla fine in quel caso è lo spazio utente solo, che compilo con ARM Linux GCC o ARM MIPS o quello che è, che ho già installato in macchina. Però dov'è il problema? Che il mio compilatore può essere diverso da quello del cliente, quindi se la compilazione dura un'ora e mezza, perché c'è tanta roba, il fatto di avere quei 20 minuti in più per il compilatore forse non è tempo perso, ma mi assicura che se io ho la DevOne, il mio cliente ha la Fedora, l'altro ha l'Ubuntu, eccetera, comunque compiliamo tutti con lo stesso compilatore. Quindi cosa fa? Fa il compilatore, poi fa altri host tool, quindi tutti gli strumenti che servono per aiutare la compilazione, anche qua quelli che ho io saranno gli stessi che ha il cliente perché li compila il sistema stesso, e questi sono quelli che trovate installati in host, avete visto prima, cioè host e target. Poi i pacchetti vengono installati in target e alla fine c'è images che, prendendo da target, copia in images. Ovviamente, siccome l'utonto tipico dice: ah, guarda, in target ho un bel file system, lo copio sul target. In verità, se vado a vedere quello che c'entro a target, la cosa più grossa è: this is not your root file system. Perché? Perché target è comunque una directory temporanea che assomiglia al file system finale, ma siccome si compila senza essere amministratore, non ci sono i block device, i char device, non ci sono i file di proprietà di utente root, eccetera. Questo viene fatto dopo, nel momento in cui quella directory viene trasformata in in rootfs.x2. Quindi, per evitare che le persone sbaglino, c'è un bel marcatore: questo non è il root file system. Cosa fa? Gestisce le dipendenze, quindi ciascun pacchetto dichiara its deps, dichiara quello da cui dipende. Per cui se andiamo per esempio in br.new, io posso prendere il punto config, cerco libc, decido che come libc prendo non uclibc, ma voglio mettere per esempio musl, io cancello queste righe, come nel kernel faccio make all config. Cosa succede? Mi vengono chieste solo le domande nuove, cioè io ho cancellato cose e quindi mi domanderà quelle domande. Perché esiste make all config nato in ambiente kernel? Perché se io ho configurato il mio sistema e voglio fare un aggiornamento, probabilmente il kernel nuovo ha qualche domanda in più, dice: vuoi il driver della nuova wireless? Per cui io non rispondo a tutte le domande, ma voglio sapere solo le domande nuove, perché la configurazione è circa giusta. Quindi prendo l'editor, cancello, faccio make all config, anche in menu config o quelli grafici mi troverei la domanda, posso dire cambio, invece dell'uclibc vado a prendere musl. Dov'è il vantaggio del cancellare, fare make all config, che suggerisco sempre a tutti, anche per il kernel e per tutti quei sistemi che utilizzano kconfig? Che mi si aprono le domande nuove. Questo non mi interessa molto, questo fa niente, però per esempio siccome la uclibc non ha il supporto per NLS, ho attivato una funzionalità nuova e mi dice: ma allora vuoi NLS? Ma allora vuoi BlueZAlsa, che con l'altra libreria non si poteva fare? Quindi quando si cambia una funzionalità, io suggerisco questo. In menu config c'è scritto new in tutte le domande nuove, ma essendo tanti piccoli menu, uno deve girarsi di tutti per trovare le domande nuove. Quindi la procedura è semplicemente questa. Sono un po' di pacchetti in più che prima non si potevano scegliere, e adesso io rispondo il default a tutti. Quante cazzo di cose che... Allora, la uclibc è sempre di default perché l'hanno fatta gli stessi autori di Buildroot e quindi promuovono la loro, ma è molto limitata. Chi è musl? Non la conosce nessuno, io l'ho scoperta qua, perché ho scoperto, sono tre scelte, ho detto: ma che cacchio è? È una libreria C, distribuita con licenza Berkeley, bellissima, ha fatta un tipo da solo, risponde agli standard, 32, 64 bit, Little Big Endian, funziona tutto, ha la sua test suite, passa i test,
e non ha tutta la pila di merda che ha glibc. È piccola ma completa, mentre la uclibc nata per sistemi senza la MMU è piccola ma incompleta. Quindi tenere d'occhio build root permette anche di sapere qualcosa del, dice, ma perché mi propone questo pacchetto, ma cos'è sto pacchetto? Uno dice sì, ma io guardo in Ubuntu, ok, se una volta hai 50.000 pacchetti, la volta dopo hai 51.000, mica ti guardi quei 1.000 in più. Questo invece è comunque una selezione di pacchetti abbastanza utili che possono servire anche nel mondo embedded, e quindi è anche utile andare a vedere che cosa mi chiede il punto config. Non ha però le dipendenze indietro. Nel senso, io compilo così, torno all'uclibc, ovviamente non mi compilerà le bluezutils, ma non le cancella dall'albero target. Perché? Perché gestire le dipendenze all'indietro, cioè quello che tolgo, è troppo complesso. Io credo che le cose complesse non funzionano mai. Quindi amo un coso che dice, nella documentazione dice, ci sono alcune modifiche della configurazione che ti impongono di ricompilare tutto. Perché? Perché siamo sicuri che non sapremmo farti giusta la cosa complessa, perché appunto è troppo complessa. Dopodiché, nella documentazione trovate che se voglio rifare il download dico make Linux source, make bluezutil source e mi fa il download, reconfigure, rebuild o queste cose qua. Ecco, un piccolo trucco, suggerisco, non so se qua l'ho fatto, penso di sì, suggerisco sempre di fare un link simbolico DL ad un unico posto in cui avete i downloads. C'è da qualche parte una variabile di ambiente che si può segnare, ma poi uno si dimentica. Per cui io c'è un posto in cui scarica tutto e nelle altre compilazioni, dopo che ho fatto il clone, faccio il link simbolico DL, a quel punto siamo a posto. C'è il metodo ufficiale, ma non mi ricordo mai, questo è un po' più semplice. Buona, poi ci sono delle variabili di configurazione, in particolare per compilare da checkout locali. Per esempio, io uso quasi sempre Linux override source dir, in cui segno dove ho i sorgenti, perché quando si lavora sulla scheda del cliente, o oltre a fargli la distro, gli fa anche il kernel e il bootloader, quindi si modificano le cose, si aggiungono driver, si cambia il DTS, eccetera, lo faccio nel checkout locale. Cosa fa lui? Fa un rsync dentro a build, per cui quando ricompilo compila solo i quattro file che ho cambiato e questo funziona. Una cosa che mi dava fastidio, ho fatto una patch un paio di giorni fa, voglio sottometterla, magari la rifiuteranno, in questo rsync mi scarta il punto git. Cosa vuol dire? Che quando poi Linux si compila non trova la sua versione precisa e quindi si chiamerà 5.10.16. Ma mi è capitato, ho fatto, sto facendo una macchina, cazzo, e ci mancava un driver. Perché? Perché avevo sbagliato una roba e ho compilato una versione vecchia, ma non sapevo esattamente quale. Quindi ho fatto una patch, ho detto faccio la rsync anche della directory.git, in modo che quando Linux o Ubuntu o qualcun altro che fa le cose giuste si compila, si marca nell'eseguibile la versione giusta con la hash del commit giusto, almeno so se sto facendo partire la macchina con il kernel giusto o con un kernel vecchio. Volevo raccontarvi tantissime belle cose sui file sparsi. Questo non è un problema tipico di build root, ma di tutte le distribuzioni embedded, un problema che vedo che è gestito poco e male. Tutti dicono fai cat di sdcard.image, ma se io copio 120 mega di cui 60 sono vuoti, ho scritto 120 mega sulla SD card, il micretto che ci sta dietro, perché l'SD card è un computer, mi preserverà quei 60 mega di buchi, e quindi non solo ci impiego il doppio del tempo a scriverla, ma l'ho anche consumata per niente. Quei 60 mega vuoti verranno preservati per sempre, quindi occorre fare meglio. Allora, io naturalmente non mi fido del codice che c'è dentro il micretto, sono molto più contento quando la macchina embedding di quella NAND la gestisco io e ci metto UBI e UBI FS, ma ormai è tutto eMMC, fa cagare. Perché? Perché è un SD card saldata a bordo, in cui non abbiamo alcun controllo sui bad block e queste cose qua. Però perlomeno sappiamo per certo che se non scriviamo dei dati, lui non ce li preserva.
Quindi conviene non scrivere i buchi. Quindi, siccome questo è un file sparso, non ha senso andare a copiare i buchi. Allora, non ho trovato molta roba in giro, mi sono scritto un programmino del Piffero che utilizza una IO control che mi dà la lista dei buchi, per cui vado a copiare solo i dati buoni. CP e TAR dicono, ah, noi preserviamo i file sparsi, cosa fanno? Saltano gli zeri, ma non va bene. Perché se il file system mi fa una bella lista di inode vuoti o alcuni zeri che sono significativi. Quindi se un file su disco sparso, quando lo leggo, è pieno di zeri, non è detto che io possa saltarli tutti quando scrivo sulle SD card. Quindi niente, mi sono scritto uno strumentino, poi ho scoperto, appunto io chiedo al file system dove sono i buchi, ma se ne faccio una copia ho perso questa informazione, oppure c'è BMAP Tools, il pacchetto si chiama BMAP-Tools, però c'è uno strumento solo, che è BMAP Tool, che crea un file di testo con la tabella dei blocchi, quindi c'è BMAP Tools Create, gli dico osservami questo, creami la tabella dei blocchi, e BMAP Tools Copy, che dal file pieno di buchi e la tabella dei blocchi mi copia solo i blocchi buoni. E questo è comodo. Per cui, per questo cliente con systemd, Java e tutto, abbiamo un file system grosso 400 mega, gli ho creato un'immagine da 600, di cui 200 sono vuoti, e per comodità, nella partition table gli ho addirittura detto che è 4 giga. Per cui ne copio solo 600, che però sono 400, al primo boot faccio un X2 Resize, ho un bel disco vuoto, riesco anche a copiare dentro all'SD card una immagine del disco stesso, perché tanto ci sta, è più piccola, in modo da dalla macchina accesa da SD card programmo la eMMC interna. E questo si può fare in maniera abbastanza facile. Non posso farvi vedere i dettagli, il demo time, tutto SMake, eccetera, ma non c'è tempo. Visto che non avete domande, perché tanto è tutto banale, non c'è niente da chiedere, vi faccio vedere una cosina stupida. Allora, io tengo il log di tutto. Minicom è un mio script che chiama Minicom con le opzioni per tenere il log. Perché quando uno mi dice, ma che carne l'avevamo 2 anni fa? Ah, ce l'ho scritto. Ho tutti, tutto sono pochi mega, in questo mondo di giga non me ne frega niente di avere dei mega di log da porta seriale, e anche log di compilazione. Allora io tutte le volte che compilo mi tengo questo, quindi ho il log. Tra l'altro, cosa fa buildroot? Mette in inverso e con maggiore tutte le righe importanti, perché non è punto punto, no, è in punto, perché ho già fatto cd, ok, me ne mette in inverso e con i maggiori, per cui di solito mi tengo anche un tail-f sul file di log, mi faccio vedere solo le righe con il maggiore, che è estremamente comodo. E qui si vede che il progetto GNU, mi spiace, ma ha una qualità vergognosa. Non è possibile che grep su un file che ha iniziato a farmi vedere, a un certo punto dice, ah, è un file binario, non ti faccio vedere più un cazzo. Ma sei stronzo, cioè questa è una cosa veramente che mi manda in bestia, e non c'è una variabile di ambiente per disabilitarlo di default. A me l'ES piace così, a te piace cos'ha, fai un export l'ES uguale a qualcosa, questo non lo permette, quindi bisogna sempre fare grep meno A, che gli venga qualcosa dove dico io, e a quel punto si vede tutto fino a executing post image. Come faccio ad avere la data? Io faccio sempre make long t, che è questa stupida cosa con cui non posso vivere senza, questo stupido script che dice make pipe add date, è uno script banalissimo che aggiunge la data, e in questo caso aggiungo solo ora, minuto e secondo, come c'è scritto qua, e lo mando in punto punto slash nome della directory, nome dell'ora. Quindi per ogni compilazione mi tengo il log. Siccome capita, uno va a dormire la sera, lo fa partire, ci impiega ore e poi c'è un errore, almeno in questo modo io non solo ho tutti i log di Minicom, ma ho tutti i log di compilazione, che in caso di problemi sono estremamente utili. Ma non solo, il cliente mi dice, ma se io aggiungo il JDK, quanto ci impiega a compilare? Vabbè,
mica devo ricompilare, te lo dico subito, guardo i timestamp di quando Bill Root mi ha detto ho incominciato a fare il JDK e ho finito a fare il JDK. Questa è una cosa estremamente comoda. Bene, ci sono 1:14, esattamente il tempo che serve per staccare i cavi. Siccome non avete domande perché sapevate già tutto, vi saluto. No, vabbè, niente. Vi ringrazio, io ho un numero che risponde sempre, ma solo se ci sono il fisso, e solo se c'è campo questo, purtroppo le antenne di questi li stanno togliendo, quindi mi trovate sempre più di rado. Ovviamente faccio il cuoco, in tutti i programmi c'è un baco, questa è la sbrisolona che porto sempre in quantità di 5 kg alla risottata di Villimpenta, se trovate il baco lo potete togliere, se andate al cesso il giorno dopo, non è colpa mia perché non implemento il baco, ma non lo saprete mai. Bene, grazie.